veniamo da un mondo lontano. Siamo in mezzo a voi. Impariamo la vostra lingua, percorriamo le vostre strade con le biciclette rotte. Veniamo in pace. Io sono Bulbul da Bangladesh. Ishaka, io vengo da Mali. Io sono Osayaba. Io vengo dalla Nigeria. Mio nome è Yabua Samuel. Io vengo in Ghana. Mi chiamo Alungir, vengo dal Bangladesh. Mi chiamo Rari Lutfo. Vengo da Bangladesh. Mi chiamo Bilal. Provincia di Orio Bangladesh. Costura è Oria. David, Senegal. Mi chiamo Peter. Sono Nigeria. Vengo da molto lontano. Ethno Suite, voce da un mondo lontano. Ben ritrovati a tutti, io sono Perimauro e oggi inizia nuovamente, dopo la pausa estiva, la nostra trasmissione Ethno Suite, Voci da un mondo lontano. Una trasmissione che intende raccontare un po' le storie dei migranti attraverso le loro voci e fare luce sugli aspetti dell'accoglienza, in modo particolare dell'accoglienza dei richiedenti asilo che si fa qui da noi, presso la Consorzio Cascina Clarabella. Oggi volevo farvi conoscere Touré Malang. Malang viene dal Gambia, è ospite da noi da poco, anche se è già 2 anni che è in Italia. Infatti viene da una struttura, è stato trasferito da una struttura che si trova a Lonato, una struttura che aveva molti ospiti, che oggi, in una fase in cui non c'è più un'emergenza migranti, è stata costretta a distribuire sul territorio parte dei suoi ospiti per avere numeri più contenuti. Malang è venuto insieme ad altri 3 ragazzi, Lamin, sempre del Gambia, Prince dalla Nigeria e Samsi dalla Nigeria. Nel corso della puntata ascolteremo alcune delle canzoni cantate proprio dagli altri 3 che sono venuti insieme a Malang da noi. Malang ci racconta un po' la sua storia, ci racconta un po' della sua vita e una delle cose curiose che mi ha colpito del suo racconto e che ho ritrovato come testimonianza anche in altri ragazzi che ho conosciuto, il fatto che in realtà lui non voleva venire in Italia. Si parla tanto di motivazioni, sappiate che come Malang ce ne sono altri, non tutti i richiedenti asilo che arrivano in Italia volevano originariamente venire in Italia, ma si trovano costretti a venire per tutta una serie di circostanze legate in modo particolare alla loro, al loro arrivo volontario in Libia per lavoro. Vi lascio all'intervista e buon ascolto. King of King, Lord of Lord, you are worthy. Worthy. Jesus, you are worthy. King of kings, ancient of days, I worship you, I worship you. Mi chiamo Touré Malang, sono gambiano, ho 28 anni, sono arrivato in Italia da 2 anni e sono arrivato qua come un richiedente asilo. Stato da un'altra casa d'accoglienza a Lonato, vicino De Senzano, e sono trasferito qua a Castino Clarabella 25 giorni fa. Prima di venire in Italia io non ho lasciato il mio paese, come il caso di venire in Italia. Ho avuto un problema politico in Gambia e dopo abbiamo fatto una manifestazione lì, dopo le persone
che hanno fatto la manifestazione hanno i problemi e alcuni hanno arrestato, come anche io. Il giorno dopo ho deciso di andare a vivere in Libia con una zio che sta vivendo in Libia da tanti anni, e dopo sono andato in Libia. Comunque quando sono in Gambia io facevo un lavoro in muratore, e dopo il mio zio che sta vivendo in Libia mi ha chiamato che puoi venire qua a vivere con me, comunque qua c'è il lavoro, i muratori ci sono tantissimi qua, puoi anche fare questo lavoro di avere un buon futuro senza stare in Gambia. E dopo sono andato in Libia, e quando sono arrivato in Libia solo un mese dopo il mio zio, anche io abbiamo i problemi tra i libiani che loro non lavora, che loro cercano il soldi agli stranieri africani. Comunque c'è un giorno che dove lavoriamo alcuni libiani con le maglie militari, anche le armi sono venute da noi dove lavoriamo, hanno chiesto di pagare un stipendio che è un'somma che noi non possiamo darci questo, e loro hanno portati noi a, come si dice, in caserma. Eravamo lì fino a 3 mesi, e dopo c'è un giorno che queste persone hanno dei problemi con un altro gruppo libico che hanno fatto i problemi lì, e dopo hanno chiuso più di 41 persone così. E dopo questo giorno, dopo 3 mesi, questo giorno abbiamo la possibilità di andare fuori dalla caserma. E dopo io anche il mio zio abbiamo fatto tutta la possibilità di andare via dalla Libia. Comunque non è un luogo che è sicuro, comunque lui è stato lì da tanti anni che non ha avuto i problemi, ma dopo lui ha cominciato di vedere che gli africani non possono avere un buon futuro in Libia, e io non posso andare, non posso tornare in Gambia, anche non c'è un'altra possibilità di andare indietro, solo di venire in Italia. Ecco, sono arrivato qua con questo motivo, ma non ho lasciato il mio paese di venire in Italia. Cioè tu non avevi intenzione di venire in Italia? Tu volevi lavorare? E lavorare, sì. Ma anche tuo zio è venuto in Italia? In Italia ora? No, comunque non è stato fortunato di arrivare in Italia, che ha avuto i problemi, come si dice, loro barca ha i problemi nella mare, e nessuno ha avuto, come si dice, informazione se lui viva, ma la loro barca è andato. Secondo me Ma perché eravate su due barche diverse? Sì, due barche diverse. Comunque prima di venire qua c'è tante persone che hanno i problemi, comunque due fratelli o due sorelle, quando entrano nella stessa barca, quando questa barca ha i problemi, tutte queste persone devono stare le vittime di questo barca. Ecco, le persone piacciono di stare nelle barche diverse, le persone che sono nella stessa famiglia di essere le barche diverse. Sì. Ah, cioè proprio per una questione di se stiamo tutti sulla stessa barca succede un incidente moriamo tutti la stessa, quindi ci dividiamo su barche diverse, barca così diversi. Forse qualcuno era così, ma loro barca era il primo, comunque lui è come si dice, lui ha la sua famiglia che loro stanno la sua moglie, anche uno dei suoi fratelli è rimasto in Gambia, ma comunque quando hanno cominciato di fare il programma della barca di andare in Italia, loro barca era il primo barca di cominciare di andare, e dopo la nostra barca era il secondo, sì. Ma quando sono arrivato in Italia ho chiamato le persone in Libia, anche loro, ma non ancora abbiamo la, come si dice, un'informazione da lui. Comunque il problema in Libia, i libiani
prendono le persone nella mare e le mettono in prigione. Noi crediamo che potrebbe essere che lui è arrestato di andare indietro, di tornare in Libia, ma fino ad oggi 2 anni non ha ancora avuto dove lui è. Adesso abbiamo, come si dice, questa idea che potrebbe essere che lui non sta vivendo. Comunque c'è tante persone che sono morti nella mare, così è andato così. Speriamo che invece sia stato preso in Libia e la meno peggio sia comunque vivo. Lion of Judah, forgive me, oh Lord, forgive me. Mercy, oh Lord, mercy, oh Lord. I ask, Lord, for mercy, mercy, oh Lord. I ask, Lord, forgiving. Mercy, O Lord, Jehovah, where am I buried? Where am I buried? Where am I buried? Where am I buried? Ika guwo bimo Jehovah onye kanga kosara. Where am I buried? Jehovah, where am I buried? Tu sei stato fortunato con la barca, è andato tutto bene? Sì, sono stato fortunato di arrivare in Italia, e dopo 3 mesi, 4 mesi, ho cominciato a fare le scuole italiane per stranieri, così per devo imparare la loro lingua, anche la loro cultura, e tante cose da imparare. Che il fatto di aver imparato così bene l'italiano ti permette, tra l'altro, di fare anche il lavoro di mediatore, giusto? Sì, mediatore, sì. Ho cominciato a fare questo lavoro comunque dove ero allunato, la nostra casa, c'è tante persone lì, più di 77 persone, e dopo c'è tante persone che non ha avuto la possibilità di parlare la lingua bene. A volte loro mi chiamano di fare la traduzione tra loro, anche loro avvocati, o tra loro anche alcune persone che loro vanno a lavorare insieme, se loro servono le cose che loro non possono spiegare queste cose bene a queste persone, loro mi chiamano di fare la traduzione. Dopo loro mi danno magari 15 euro, ma a volte vado con i ragazzi in tribunale, il loro giorno di udienza, che fare la interpretazione tra loro, anche i giudici, così. Tu come ti chiami? Io, Jinx. Ah, Jinx, sì, è il tuo nome d'arte? Sì, ML Jinx. E il tuo nome vero invece è? Lamin. E sì. Sei? Gambiano. Sono gambiano, sì. Compri, quanti anni hai? 20 anni. Questa canzone l'hai inventata tu? Sì. E quando eri in Gambia cantavi le tue canzoni? Sì. Ma le cantavi anche a un pubblico, davanti alle persone? Sì, o radio. Le tue canzoni venivano trasmesse anche alla radio? Sì. Che avevi un gruppo, un team? Sì, io ce l'ho tre persone, sì. Aveva un nome questo gruppo? Sì, io anche i miei fratelli, 4 di noi, ne c'è Trinity. Questa canzone che adesso mi canterai, come si intitola? Struggle in Philippine. How can you ever make it when you sit in the corner? No fun, no fame, no fortune, life is all about business drama. No money, no one, no grammar, gotta get the future glamour. If you got the future grammar, I'ma make your future glamour. Don't fight for your right and make it right. Just say don't nick, just make it right. I'ma be alright one fine day. No more than just find a day. Mama say don't play, just feel the pain. One day we say we feel the pain. Best of best thing we look and say, gotta watch your back and kill the pain. Hustlers ain't get no aim, they'll be walking with the fame. Still walking with the fame, need last name. Why do we have to feel the pain? Why do we have to lose?
when the others have to win and struggle and feel the pain. If you want to make it rain, struggle and feel the pain. When you don't see the point, struggle and feel the pain. If you don't see the point, struggle and feel the pain. Life is what it is, struggle and feel the pain. Sitting under this rain, give me more than again. Hustle hard for your life, give me cry for their life. Hustle hard for the game, pain in front for the game. I don't care what they cry, they don't care if we try. They don't care what we get, even though we supplying. They say the ghetto dealers ain't get no aim. They say the ghetto dealers ain't get no game. All they do is drink and puff for the whole day. They don't know the sticky green supposed up our brains. That's why we struggle and feel the pain. This is just not a game. Why do we have to feel the pain? Because like we hate, struggle and feel the pain. If you can make it rain, struggle and feel the pain. Hey, yo, Mystic, instead of my record. Hey, yo, boys in the hood, check it out, this goes out to you. Struggle and feel the pain, if you can't get your dream. Struggle and feel the pain, if you can't get the pain. Struggle and feel the pain, if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain, if you can't get your dream. Struggle and feel the pain, if you can't get the pain. Struggle and feel the pain, if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. How can you ever make it when you sitting at the corner? No fun, no fame, no fortune, life is all about business drama. No money, no hurry, no grammar, gotta get your picture glamour. If you get the studio mana, I'ma be your undercover. Just so your pick, you're looking bright. Things say nothing, just keep it bright. I'ma be alright one fine day. No worry, no hurry, just kind of day. Mama say them play, just Philippine. One day we'll say we Philippine. Best of best, we looking there. Gotta watch your back and kill it, brain. Hustlers ain't get no aim, they be walking with the lane. Still walking with the fame, need last name. Why do we have to feel the pain? Why do we have to lose when the others have to win? And struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the pain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the pain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain, sitting under this rain. Give me more than again, hustle hard for your life. Kids will cry for their life, hustle hard for the game. Kids will cry for the game. I don't care what they try, they don't care if we cry. They don't care what we get, even though we supply. They say the ghetto dealers ain't get no aim. They say the ghetto dealers ain't get no game. All they do is drink and puff for the whole day. They don't know the sticky green stuff comes up our brain. That's why we struggle and feel the pain. This is just not a game. Why do we have to feel the pain? Niggas like to hate. Struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the rain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the rain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the pain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. Struggle and feel the pain if you can't get your dream. Struggle and feel the pain if you can't make the pain. Struggle and feel the pain if you don't see the point. Struggle and feel the pain, life is what it is. King MLG. Ho detto, se tu in vita, se tu vuoi qualcosa, tu fare ancora lavoro. Se la vita è così, se tu vuoi qualcosa, tu devi faticare, sì, per averla. Sì, per questo avere, è il significato. Sì, sì. Complimenti, complimenti, grazie, grazie. Prego, alla prego. Tu quindi facevi anche un po' di politica? Ah sì, io sono un politico, veramente. Ah sì? Certo, in Gambia comunque io parlo tante lingue che in inglese si dicono public relations official, le persone che parlano, come si dice, magari quando un partito politico hanno creato una cosa che loro devono parlare alle persone, comunque in Africa o in Gambia, in Africa in generale, c'è tante persone vecchie che non ci sono mai andate a scuola e bisogno di parlarsi loro, la loro lingua, che dobbiamo spiegare tutto, quelle ci sono queste cose, le importanze di cosa il partito politico ha cominciato, cosa loro vogliono fare, le cose così, e
io divento un politico così lo piace farlo anche, cioè far capire quello che il partito vuole fare, anche quello il governo sta facendo che non è, va bene, comunque è un brutto governo in gambe. È un brutto governo in gambe e dopo è cambiata, ma il problema è fino ad oggi quelli che sono in governo stanno lavorando solo la loro tasca, che non va bene. Non fanno gli interessi. Niente, gli interessi degli altri, solo la loro interesse, che quando hai guardato come loro stanno governando in Gambia, non va bene comunque, non va bene veramente. Non va bene. Ma non tu va bene. Che hai questa passione politica, ti interessa un po' anche la politica qui in Italia? No, comunque... Cioè, senti un po' quello che sta succedendo, il nuovo governo in Italia, il ministro Salvini, insomma, che vi riguarda anche da vicino? Sì, comunque... la parte di governo, il nuovo governo, comunque il governo è Salvini, il primo il ministro di interno, tutte le persone hanno come si dice, devono avere la possibilità di avere un buon futuro, comunque una persona che ha lasciato il suo paese a causa di un problema politico o un problema molto pericolo, che ha lasciato tutte le sue cose in questo stato e andare in un'altra parte di avere una vita migliore, secondo me Salvini o il governo italiano deve guardare questo punto di aiutare queste persone. E cosa dici rispetto a questo tema attuale? Di questa decisione di fermare, di bloccare le barche, di non farle attraccare nei porti italiani, stai seguendo sì, questa vicenda? Per questo comunque questo esempio è un esempio molto chiaro, molto chiaro, che magari comunque se io ho come si dice, io ho qualcosa di mangiare a casa mia, c'è una persona come si dice fuori dalla mia casa che sta morendo la fame, ho chiuso tutte le mie porte, come si dice, le finestre, le porte, che fino a questa persona è morta lì, io sono la persona che ha chiuso questa persona, che ha ucciso questa persona. Quello è l'esempio più chiaro, che il governo italiano, specialmente Salvini, che lui deve sapere questo, una persona che sta morendo, qualcosa che serviamo a aiutare. I'm a evil boy, evil boy with my correct swag. I'm a evil boy, evil boy with my correct swag. Whether they like him or they don't like him, I'm a evil boy, evil boy with my correct swag. I'm a evil boy, evil boy with my correct swag. Anywhere we go, we dey scatter. Anything we do, we dey make them. We know they stop, we know they go down, we keep on going. Hi, let's go. See, we dey do, we dey control, because now we dey do them. Nobody fit stop us, so, see. I'm a evil boy. Ibo boy with my correct swag. I'm a Ibo boy with my correct swag. Whether they like him or they don't like him, I'm a Ibo boy with my correct swag. I'm a Ibo boy with my correct swag. If you talk about body, now we get them. If you talk about chicks, now we get them. Anything you want to talk about, now we the export imports. Bring everything to the nation, make them bright, make them good. You, let's go. Sul ritmo e le parole di Prince, parole scritte e cantate da Prince stesso, volevo ricordarvi che abbiamo attivato una casella mail etnosuite@cascinaclarabella.it alla quale potete scriverci, comunicare con noi, chiedere informazioni, eccetera. Voglio annunciarvi che da quest'anno abbiamo caricato tutte le puntate trasmesse prima dell'estate, e caricheremo anche queste e le prossime sul nostro sito consorziocascinaclarabella.it, servizi alla persona, accoglienza. Le puntate quindi possono essere riascoltate.
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Radio Rafael, in particolare il direttore Angelo Onger, che anche quest'anno ci dà ospitalità, e volevo ringraziare anche tutto il gruppo di lavoro che collabora con me alla realizzazione delle puntate, che è l'equipe del progetto di microaccoglienza richiedenti asilo del Consorzio Cascina Clarabella, e che sono Laura Parisio, Camilla Zelaschi, Elsa Bondio, Fedora Sant'Anastasio, Marco Cavalli, Francesca Angoscini e Laura Bianchi. Vi aspettiamo quindi lunedì prossimo alle 17:30, sempre su Radio Rafael. Buon inizio settimana.